I vaccini che vengono forniti alla Lombardia rispetto a quella che appunto la principale popolazione sul numero complessivo degli italiani rappresentano il 16% della distribuzione che viene fatta dal generale Figliuolo. La media di vaccini che noi quotidianamente somministriamo è pari al 21% di quelle che sono le vaccinazioni che si fanno ogni giorno in Italia come media. Vedete che in alcuni giorni addirittura vacciniamo un quarto della popolazione italiana che viene vaccinata in quel giorno specifico, come per esempio il 22 di marzo, e altri giorni durante il weekend abbiamo delle leggere flessioni che poi dopo però vengono recuperate nei giorni successivi. È stato creato un gruppo di lavoro fra noi e le poste per cercare di organizzare poi il programma di prenotazione che mi è stato presentato da Mirko Messiati e che partirà nella giornata di domani. Nella mattinata di domani il sito sarà operativo e quindi adesso vi faremo vedere chi si può iscrivere, le modalità delle richieste. I centri vaccinali massivi che abbiamo predisposto come piano regionale rispetto alle indicazioni del governo sono stati definiti nel dettaglio, sono già stati esaminati dalla Giunta, sono 76 centri che vedete dopo in una distribuzione geografica. Le linee vaccinali che attiviamo in questa prima fase di vaccinazione massiva, che partirà dal 12 di aprile, saranno 450. Perché partiamo il 12 di aprile? Perché noi vogliamo prima finire le vaccinazioni di tutti gli over 80, che come sapete si concluderanno l'11, e poi attacchiamo le vaccinazioni delle categorie più giovani. Non facciamo come hanno fatto altre regioni, che hanno aperto un po' a tutti e quindi stanno spalmando le varie categorie, comprese quelle delle over 80, su periodi molto più lunghi, per dar modo però anche a quelle categorie più giovani di vaccinarsi nello stesso tempo. Noi invece andiamo rigorosamente per classi di età, che tra l'altro è la specifica, chiara, indiscutibile indicazione del governo e che mi pare ieri abbia trovato l'assoluta adesione da parte del generale Figliuolo e del dottor Cuccio. Noi cominceremo a partire appunto dal 12 di aprile un'attività di vaccinazione basata su quella che è la programmazione dei vaccini che il generale Figliuolo ci ha fornito e che ci ha riconfermato ieri, che prevede come massima capacità produttiva 65.000 dosi al giorno, che sono suddivise nelle 50.000 di prima dose e nelle 15.000 di seconda dose, che ovviamente man mano andranno aumentando man mano che andiamo a vaccinare tutti quelli che sono che rientrano nell'ambito delle categorie previste. All'inizio di maggio, quando appunto ci è stato assicurato che vi saranno forniture maggiori di vaccini e si intende imprimere una robusta accelerazione a livello nazionale, conoscete i numeri perché già li avete dati più volte, noi arriveremo ad avere pronte oltre 1.000 linee vaccinali nel complesso e con una produzione di vaccinazioni quotidiana che supera abbondantemente anche questi 144.000 che voi vedete, che sono numeri prudenziali che abbiamo voluto definire sulla base anche della condivisione con lo staff dell'ufficio del commissario.